Vero. Compito presentar il personaggio. Allora, Veronica, vuoi cominciare tu? Sí. Ahí está entrando alguien, me parece. Bien. Sí, no bien. Parece, sí, porque se escucha. ¡Aló! Sí. Ah, no, es que parece que el llamado. Creo que me acaba de sacar Teams. Ah, me parece que está hablando. Bueno. Ah, aquí está. ¿Empiezo? Raquel está hablando con el micrófono es abierto. Que en tanto. Sí. Ah, alguien. Raquel está hablando. Sí. Eso, ahora sí. Viene. Ok. Bye. Ok. El mío es un personaje imaginario creado en el 1953. 53. Ah, ojo. Mille, repetí conmigo, mille. Mille, novecento. 50. ¿Y cuál era el último número? Tres. Allora, 1953. 1953. Perfetto. Ok. Dallo scrittore britannico Ian Fleming. Poi reso universalmente famoso dai film ispirati ai libri dei quali è protagonista. Colto e raffinato, agente segreto del controspionaggio inglese. Agente segreto del controspionaggio inglese. Ya comandata de la Marina Militare, ha un numero identificativo dove il doppio zero indica che ha licenza di uccidere. Le belle donne... Licenza e indica... Indica... Indica. Ah, è indica. Il verbo indicare è indica che ha licenza di uccidere. Di uccidere. Le belle donne sono una delle caratteristiche portanti della serie cinematografica e in genere questo personaggio riesce a sedurne almeno due a episodio per poi trovarsi solo con l'ultima in ordine di apparizione. Ripetimi un po' tutta l'ultima parte perché non ho sentito bene. Dopo le donne, dicevi che le donne belle sono... Una caratteristica importante della serie. In genere questo personaggio riesce a seducir almeno due a episodio. Sedurre. Seducir. Almeno due a episodio. Per poi trovarsi solo con l'ultima in ordine di apparizione. Agente quella speciale... parte non l'ho capita bene. Quella parte non ho capito che cosa vuoi dire. Perché può sedurre almeno due. Termina o... Perché seduce a dos. Y termina con la última que aparece. Por orden de aparición en el film. Ok. Allora, puoi dire semplicemente e finisce con l'ultima. Ad apparire. Okay. Con la última en aparecer. Okay. Agente speciale con licenza di uccidere,
ha avuto sul grande schermo i volti di diversi attori. Schermo i volti di diversi attori. L'interpretazione rimasta nella memoria collettiva è sicuramente quella del attore scozzese Sean Connery, che interpretò il personaggio di Fleming nei primi cinque film. Bene. Occhio, ricordati, non interpretò, ma ha interpretato. Ha interpretato. Perché il come sempre il remoto non lo usiamo, usiamo il passato prossimo. Listo, se finì. È finito, non si è finì. Finito. Comincia con zero. Li sono i francesi. Continua con... Come Luis Luis... Un altro zero. E finisce con... Chi lo sa? Sette. Io lo so, non so se vuoi... Chi è il personaggio? Chi è? James. James Bond. James Bond. Bene, agente 007. Come si dice? Zero, zero o cero? Zero, 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 sette. È con Z. Ah, okay. Sì, il numero 0 con Z, 007. Bene. Bene, bene, bene. Allora, Veronica, molto, molto... il tuo compito, brava. E adesso Uwe, vai tu Uwe con il tuo compito. Il mio personaggio è infantile, è un libro per bambini del 1880, della scrittrice svizzera Joanna Spire. Il personaggio di questa storia è una ragazza... Scusami, non ti ho sentito, della scrittrice? Scrittrice. Ay, non escucho. Scrittrice. Sì, ma... Sì, no, ma non ho sentito di quale, perché l'audio si blocca. Non ho sentito tutto. Però forse è solo a me. Mi sa che io ho il problema. Ma per quello me lo puoi ripetere, della scrittrice chi? Scrittrice Vissera Joanna Spiri. Ok. Il personaggio di questa storia è una ragazza orfana di padre e madre. È nata nelle Alpi, orfana di padre e madre, è nata nelle Alpi Svizzere, vicino al confine con l'Australia. Svizzere. Alpi Svizzere, vicino al confine con l'Australia. Che è stata affidata... Con l'Australia? No, ah, sì? Con l'Austria. Con l'Austria. Australia è dall'altra parte del mondo. Con l'Austria. È in un altro continente. Austria è lì vicino alla Svizzera. Yeah. Che è stata affidata alle cure della giovane Sia Dette per 5 anni. Per motivo di lavoro l'ha portata con il nonno, che ha abitato in un piccolo paese vicino alle Alpi.
Enon. Invece di che ha abitato, noi diciamo che abitava. Che abitava. Che abitava in un piccolo paese. Sì. Tenía las dos alternativas, que habitaba en un piccolo paese vicino alle Alpi e non avevano avuto alcun contatto prima. Cuando la ragazza è arrivata a casa del nonno, è rimasta affascinata dal luogo. Que le ha è rimasta affascinata. Affascinata dal luogo che le ha permesso di avere un contatto diretto con la con la nativa e la montagna. La natura e la montagna. Nel giorno seguente ha incontrato Pedro. Nel giorno seguente ha incontrato Pedro, un ragazzo che si occupava dell'allevamento delle capre dei paesani. Inoltre è diventato il tuo migliore amico e compagno di avventure. Il suo migliore amico. Perché di lei, non di te. Sì. E compagno di avventure. Ha trascorso alcuni anni in montagna vivendo felice, ma suo nonno le ha rifiutato di frequentare la scuola. Così sua zia ha dovuto trasferirsi in città con una famiglia a Frankfurt. Francoforte. E per parte compagnia una ragazza chiamata Clarita, che le interessava Chiara, anche... In italiano Chiara. Ah, Chiara. Che le interessava anche conoscere il luogo delle avventure vicitù dalla protagonista di questa storia. Questo libro... Vissute... Vissute dalla protagonista di questa storia. Questo libro è diventato una serie televisiva animata che è stata vista in molto paese. È finito. Che è? Molti paesi. Heidi, bravo! Heidi. Il nome di mia sorella è Heidi. Ah, oh, che tiene! Oh, veramente! Carino! avete visto il film di Netflix di Heidi? Sì. Con persone, con umani? È molto bello. No. È molto, molto... A me è piaciuto molto. Se vi piace la storia di Heidi, guardatelo che... Aspettate. È molto... È fatto bene. Ahí después se los muestro. Ahora sí voy a reiniciar el internet porque sí. me costó mucho entenderle a V porque se me cortaba el audio. Ya, denme 5 minutitos que tengo que esperar que terminen una reunión y lo reinicio. Ya, denme un segundo.
Ya, hola de nuevo. Hola. Ahí parece que sí, porque hola, por lo menos ahora me aparecen ustedes, que es una cosa que antes no pasaba. Así que parece que ahí aquí se arregló. Aquí estamos. Todos en grande ahora. Sí. Ay, a ver, ¿verdad? Sí. Cambió. Ahí está bien. Muy bien. No, ahora lo escucho, así que bien, no se escucha cortado. Está. Pero yo no pienso repetir la Heidi, ¿eh? No, ya está. Ah, ya fue la Heidi. Les decía que está la película, pero que no es de dibujo animado, es de con personas de Netflix. Y es súper buena, está bien hecha. Y se llama Heidi. Es alemana. Se llama Heidi, sí. O sea, está fácil para encontrarla. Y son todos como demasiado parecidos. las personas, los dibujos son iguales. Actúa, el que hace del abuelo es Bruno Ganz. No sé si lo conocen, que es el que hizo de Hitler en esta película La Caída. Ah sí, pues, seco. Y es seco y de verdad, aquí les voy a mostrar esta. Es de Netflix, se originan de Netflix, así que la pueden encontrar. Ah, perfecto. Es bien bonita. Es así como a los que vieron el dibujo. Es hermosa la historia de Heidi. Claro, aparte muy linda. Y los que vieron los dibujos animados, como que todo el mundo es como uno se lo imaginaba. ¿Y qué es? ¿Qué está en francés? Está en alemán. En alemán, porque está ambientado en los Alpes, pero son los Alpes alemanes. Como Austria, Alto, Suiza. Ah, precioso. Debe ser súper bonito. Súper bonito. Yo cuando chica no me perdía la serie. La daban. Yo tampoco. Me encanté. Sí. Y la canción yo la veía del con abuelo, mi niña. Me la lloraba entera. Uh-huh. O sea, ¿cómo era? Era la del abuelo. Abuelito, dime tú. Dime tú. ¿Cuántos días han pasado aquí? Causó sensación la tarea de U, ¿eh? Hay que decir. Sí, bueno. Hace tiempo no había tanto entusiasmo. Siempre hago personajes muy complicados, entonces dije, ahora voy a hacer algo livianito, simpático. Yo quiero hacerle una pregunta a Luis. Luis, ¿pero por qué no la adivinaste?
¿Qué no entendí esa parte. ¿Qué pasó? No la ha visto mai. No conoce Heidi. Ya, ve la película. Solo el nombre. Solo el nombre. Entonces que vea la película, porque así va a quedar al día. Claro, como un resumen. Un resumen. La chequeó y la regaló a la niña Nipotina. La mía Nipotina, perfecto, sí. A eso sí. Perfecto. Pero sí conocía a James Bond, Luis. James Bond conocía. Molti altri. Bene. Luis, continua tu con il tuo compito. Lascia un microfono. Cercano. Comincia. In questo compito parlerò poche parole di un scrittore e poeta fiorentino che è stato considerato come il padre dell'italiano. Ok, quando tu dici è stato considerato, non usiamo il come. Allora, è stato considerato il padre dell'italiano. Dell'italiano. Senza il come. Come è spagnolo, probabilmente. È un argomento per quale non ho la capacità di sviluppare in profondità. Che il personaggio mi perdoni. Alla fine, gli obiettivi di questi compiti sono studiare italiano, trovare e imparare parole nuove, praticare l'italiano scritto e le coniugazioni di verbi. Il personaggio è nato in Firenze. A Firenze. Italia in Firenze. ¿Es all'inversa. A Firenze in Italia. Okay. Paese in città A. Ok. Il personaggio è nato a Firenze nel secolo XIII. È morto di malaria nel 1321 in Ravenna. No. A Ravenna. A Ravenna. Cioè nel secolo XIV. Quindi nel Medioevo. La data esatta dalla sua nascita è sconosciuta. Della sua nascita. Dammi un secondo, Luis, che scrivo, rispondo a Monica. Monica me estaba llamando, Giuseppe, algo le debe pasar. No me parece que esté... Que está entrando, entonces, la otra vez se confundió el curso, que quizás no, que no se esté confundiendo de nuevo. Ok, continúa Luis, scusami. Ok, voglio confessare che non so molto di letteratura, neanche sono un grande lettore, ma ho letto e ho visto su YouTube un po' della sua opera che ho trovato affascinante. La sua più importante opera è La Divina Commedia, Un viaggio all'inferno. Mi dispiace, ma non ho avuto tempo
Darry Cercare. Per ricercare sulle tue opere letterarie. Letterarie e la loro importanza per gli italiani. Mm-hmm. Spero che il prossimo compito che farò sarà meglio. No, questo è abbastanza completo. Avete scoperto il nome del personaggio? Dante Alighieri. Bene. Perfetto. No, ma alla fine, anche se non hai avuto il tempo, è molto completo. È molto completo quello che hai detto. Allora, senza dubbio, per te, Giuseppe, questo è un personaggio che hai imparato molto nella scuola italiana. Sì, nella scuola italiana ci insegnavano durante anni Dante Alighieri. Sì. La scuola italiana in Argentina si chiama Dante Alighieri. Alighieri. No, con Ghi. Alighieri. Sì, no, ma per gli italiani Dante è praticamente è il massimo possibile. Più di Dante non c'è nessuno. Allora, bene Luis. Molto bravo. Uwe, dimmi. Mónica me escribe que no puede entrar. Es que escribió también y le respondí que revisara que esté en el curso correcto porque no me aparece. Ni siquiera me aparece como que esté tratando de entrar. Entonces que no le pase como le pasó la otra vez, que se estaba metiendo al otro curso, pues que obviamente no había nadie. Que revise bien el día y la hora. Dice que no le abre la página. Entonces es un problema de internet, ¿o no? Es que, claro, depende. Si no le abre la página. ¿La página de Las Condes no le abre? Eso dice. Ah, entonces ahí tiene un problema con internet. Claro. Le voy a decir eso. Yo creo. Que haga lo que hice yo, apagar el router. Eso. Que lo apague, que espere, que cuente hasta 40 y después lo vuelva a prender, porque si no, no sirve nada. Y me parece que Raquel también se fue. Raquel estaba conectada y se salió también. Sí. Me parece que hoy día no es el día de internet. Parece. Sí. Bene, intanto continuiamo con Cecilia. Cecilia, vai tú con el tu compito. Sí. Ahí le mandé un audio a la mano. Ya. La mia città incognita è nel nord della Toscana. Uh-huh. Ignota. Invece di incognita, ignota. Ignota. Lo voy a anotar. Ignota, ya. Della Toscana. E la attraversa il fiume Arno. Una leggenda non verificata racconta che è stata fondata per i greci. Dai greci. Ricordate sempre che il è stato o è stata più un participio va sempre accompagnato della preposizione da. Fondata da. È stata fondata da, che noi diciamo por, da. In italiano da. Sì. Ah, già, claro, io le puse per questo. Fondata da greci. Ma è certo che i romani e gli etruschi sono stati lì. Gli etruschi. Ah, esto no supe cómo cambiarle porque tenía muchas vocales juntas. Sì, ma ricordate romani, sempre che... Che quando noi abbiamo una parola maschile plurale che comincia con E, usa gli.
I romani e gli etruschi. I romani e gli etruschi. Sono stati lì. Già nel secolo IX è stata una città con esperienza in campo nautico. Così ha raggiunto grande forza commerciale. Il porto nella attuale Livorno, principale porto della Toscana per molti anni. Fra i monumenti più importanti abbiamo la Piazza dei Miracoli, chiacchierata patrimonio dell'umanità. Come? Dalla, dichiarata. Dichiarata, ecco, dichiarata. Dichiarata patrimonio dell'umanità dal 1987. Qui si trovano il Duomo o cattedrale di marmo bianco, costruita tra 1064 e 1118. Sì, ma occhio, diciamo, costruita tra il 1064 e il 1118. Sempre con il. Il, è più alto. Il battisterio di San Giovanni, il camposanto monumentale, dove la terra all'interno del cortile è proveniente dal Monte Golgota in Terra Santa. E per finire, la famosa torre pendente, che si chiama in realtà Campanile di Santa Maria. Sicuramente questa città è riconosciuta per questa torre, però non è l'unico edificio antico che è inclinato. Esistono antico. Oltre antico edificio antico che è inclinato. Esistono oltre come i campanili delle chiese San Nicola e San Michele degli Salti. Nicola. Come Nicola di Bari, non è Nicola, è Nicola. Yeah. Nicola. Entonces, acá. Nicola e Michele degli Scalzi e il Palazzo Toscanini. Compagni, sapete come si chiama questa bella città? Ai, nadie sabe. Nessuno? Forse Milano? No, ha parlato, no. Ha parlato torre pendente. Pisa. La torre. Pisa, torre pendente, Pisa. Ma anche, Pisa, come ti sentiero? Ma anche Veronica ha detto che non è la unica. Non è l'unica, torre Cecilia. Cecilia. No, non è l'unica. Io sempre parlo di una anche molto classica. Qual è l'altra torre pendente famosa in Italia? La che in Bergamo dijiste tu. Che no, io... Bergamo no. Dove dijiste che c'era un? Bologna, le famose Bologna. Le due torri, le famose due torri, una è pendente. Una delle due torri è assolutamente completamente pendente. Tu hai mostrato, hai mostrato in classe. Esatto. Sì. Sì, no, ma è Pisa perché stava parlando di alla fine quello che rende famosa Pisa è la torre. No? Se non ci fosse la torre a Pisa, sicuramente pochi
la conoceré, pero. Sí, nadie supo, Giuseppe. Qué desilusión. ¿Qué decía? Estos, con estos compañeros que queda. Compañeros, ya no, pasaron, están palabras. Ya no importa, ponme un 7 por eso. Solo por eso. Un 10. Un 10, me dice Luis. Un 7 con una estelina. Bene, bravi. Araceli, obviamente non ti chiedo perché non hai microfono. Per la prossima volta ti chiederò il compito. Bene. Allora, se Raquel e Monica entrano, chiediamo anche a loro il compito. Ok? Bene, allora continuiamo con la lezione dove l'abbiamo lasciata la settimana scorsa, che era nella pagina 88. Vediamo, pagina 88 del libro. Esatto. Allora, ecco. Pagina 88 del libro. Abbiamo letto questo dialogo di questa ragazza. Che cosa succedeva a questa ragazza? Chi lo ricorda? La Elena ha litigato con Elena. Uh-huh. Elena ha litigato con la sua migliore amica. Perfetto. E perché avevano litigato? Per il ragazzo, infiele. Infedele? Infedele. Infedele, adesso lo scrivo. un po' esagerato, sì, ma il ragazzo. Il ragazzo. Fedele. Lui ha un grande cuore per due mogli. Ha un grande cuore per due... Ma no, no, non si possono dire queste cose. Siamo nel 2021, non si può scherzare con quelle cose. No, può dire tal cosa. Ok, allora, hanno litigato per colpa di questo ragazzo che era uscito con la migliore amica. Allora, facciamo una cosa, ascoltiamo di nuovo l'audio perché così ci ricordiamo di tutto, audio 32, e poi parleremo un po' di questi ragazzi. Ok, va l'audio. Escucha, certo? Sì. Unità 6. A cena fuori. Per cominciare, 2. Elena, come mai ancora qui? Non esci stasera? No, mamma, stasera resto a casa. Strano. È successo qualcosa? Niente. Ho litigato con Carla e non ho voglia di andare da nessuna parte. Con Carla? Sì, proprio con lei, la mia amica del cuore. Ma perché? Cos'è successo? È successo che ieri è andata a cena con Franco. E allora? Franco è il mio ragazzo. Ah, interessante. E questo Franco cosa dice di tutta questa storia? Che è libero di fare quello che vuole, vedere i suoi amici o le sue amiche senza chiedere il mio permesso. E tu cosa hai risposto? Che come è libero lui, sono libera anch'io. Infatti ho già telefonato al suo migliore amico. Domani andremo a cena fuori. Bene. Allora, abbiamo questa gente, possiamo dire, molto evoluzionata. Ok. Nel giornale argentino, uh-huh. Come si dice, salió una nota? È uscita una notizia.
è uscita una notizia su una coppia composta per su una coppia composta per due amici e un uomo. Ah, ok, composta è di nuovo composta che è un participio da. Da, composta da due. Due amiche. Amiche, donne. Amiche, donne. Amiche. E un uomo. E un. Ha detto una coppia. E che vanno molto d'accordo. Una coppia. Molto felice. Sì, quello è adesso un po' moda che lo chiamano il poliamore. Sì. Si chiama così quello. Ah, se sono felici. Sì, sono molto felici. È molto. Alla fine. D'accordo. Esatto. Una coppia, che possiamo dire, una coppia a tre. Ah, yes. A tre. Una pareja de tres. Coppia a tre. Sì, si vede sempre di più quello. Io conosco la sorella di un'amica, fa lo stesso. Felicissimi tutti. Tutti felici, tutto perfetto. Perfetto. Bene. Siamo nel 2021, bisogna abituarsi a queste cose. Ok, allora, Luis, rispondimi una cosa. All'inizio la madre di Elena sembra quasi sorpresa. Di che cosa? Perché è quasi sorpresa la mamma di Elena all'inizio del dialogo? Lui è sorpresa perché la tua figlia resta a casa. Esatto, esatto. È sorpresa perché la figlia resta a casa, non esce. Bene. Non esce quella sera. Sera. Esatto. Non è lui, è lei. Hai ragione. Lui ha detto lui. No, non è lui, è lei, perché è una donna, la mamma. Esatto. Esatto, tengo ragione. Hai ragione. Ah, scusa, non avevo sentito il beh, grazie Cecilia. Uwe, dimmi tu come ha giustificato Franco il suo comportamento? Perché lui è libero? Io, no. No, Uwe ho chiesto. Perché lui è libero? Mm-hmm. Perché è libero? Sì, ma prova a dirmi un po' di più, o almeno la frase completa. Lui ha detto che è libero. Che è libero. È libero di che? Perché liberi siamo tutti. È libero di salire con... Di con uscire. Di uscire con amici. Uh-huh. E amiche. E amiche. E salire con amiche, claro. Uscire, salire. Uccire, ricordati che salire è subir. Yeah. Uccire allora. Con amici mm-hmm. E amiche. E amiche. Amici, il plurale di amico e amica è un po' è complicato perché amico è amica, il plurale è amici e amiche. Amiche, amici e amiche. Esatto. Ecco, adesso sì, allora, lui ha detto che è libero di uscire con amici e amiche. E amiche. Quella è una risposta completa, corretta. Bene, bene. Allora, Veronica, che cosa ha risposto Elena? Elena ha risposto che lei è... libera anche suo ragazzo che ha telefonato, no? Occhio lì. Okay. Elena, com'è? Elena ha risposto
che, non chi, che. Lei, che lei, uh-huh. Che lei è libera, uh-huh. anche il suo ragazzo. Allora, hai la risposta che anche lei è libera. Mm-hmm. Elena ha risposto che anche lei è libera e ha telefonato al migliore amico di Franco. Di Franco, al migliore amico di Franco. Mm-hmm. Perfetto. Ecco, allora, Elena ha risposto che anche lei è libera e ha telefonato al migliore amico di Franco. Benissimo. Ciao Monica, benvenuta. Ciao professore. Come va? Tutto bene? Mi va bene. Bene, perfetto. Bene. Allora, facciamo una cosa, facciamo la pausa, poi ascoltiamo il compito di Monica e poi continuiamo con questo esercizio, ok? Allora, sono è mezzogiorno e un quarto a mezzogiorno e trenta, mezzogiorno e mezzo. Continuiamo, ok? Posso fare una domanda? Dimmi, dimmi. Io ho un dubbio nel mio compito. Sì, dimmi. Che volevo acclarare, come si dice? Chiarire, che volevo? Chiarire. Acclarar? Chiarire. Dimmi. Nel mio compito ho detto che mi dispiace, ma non ho avuto tempo da ricercare. Da ricercare? O per ricercare, ti avevo detto. Di ricercare sulle sue opere letterarie. Sulle opere letterarie. E la loro importanza. Mi suona bene, ma... È corretto? L'avevo scritto naturalmente. Importanza. Perfetto. Sulle opere letterarie e la loro importanza. La de ellas. Per gli italiani. Mm-hmm. Per gli italiani. Perfetto. Ok. Mi ha uscito naturalmente. Bene, bravo, bravo. Così si fa. Grazie. Prego. Ok, allora, mezzogiorno e mezzo. Vi lascio, guardate, adesso vi posso lasciare con un po' di musica mentre dura la pausa. Bene. Ok, allora ci vediamo più tardi. Ok. A dopo. Sono quello. A dopo.